Volevo parlarvi di questo video che è andato virale su TikTok. Ci sono tantissime persone che credono che questa cosa sia vero. Io sono italo-giapponese, le so le cose. Che in realtà non lo è. Non vedrete mai le persone disabili. Non le vedrete mai. Non è vero che le persone disabili non si vedono mai in Giappone perché i giapponesi vogliono nascondere queste persone. Guarda quella, vai in una scuola per stupidi. Non c'entra niente l'intelligenza. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo video. Un nuovo video, beh, non è proprio un video true crime, però secondo me un crimine è stato in qualche modo fatto, o almeno è stata fatta della disinformazione. Questo video verrà diviso in tre parti. Nella prima parte mi occuperò di un video TikTok in cui questa TikToker parla di i disabili e le persone senza tetto. Nel secondo invece affronterò il problema, insomma la questione legata alla lunghezza delle gonne delle studentesse giapponesi, e nella terza parte invece faremo anche delle conclusioni finali. In questo video sarò aiutato anche da Miyako, che è questa ragazza giapponese di cui vi parlerò, e a fine video aggiungerò anche dei vocali di giapponesi o italiani che vivono in Giappone da molto tempo, che anche loro aggiungeranno la loro opinione. Allora, come sapete, io quando faccio questa tipologia di video non li faccio mai per denigrare delle persone, ma se c'è un paese che viene denigrato, mi sembra giusto cercare di fare informazione e raccontare come stanno le cose, perché veramente sono state dette su TikTok delle informazioni alquanto denigratorie nei confronti del Giappone, e di ultimo mi sono arrivati veramente tantissimi DM di gente che mi chiedeva se è vero che in Giappone le persone disabili non si vedono mai, le tengono rinchiuse, oppure anche non esistono i senza tetto, perché il Giappone vuole dare questa immagine di paese perfetto. Vi faccio vedere adesso alcuni video. Ehi, hey, mi racconto questo triste aneddoto sul Giappone. Allora, io sono italo-giapponese, ci vado ogni anno in Giappone, ci ho vissuto 2 anni, quindi le so le cose. Non sono una tipa a caso che parla del Giappone, ecco questo voglio dire. Perché molte volte guardo i video su TikTok, per esempio, di gente che parla del Giappone e dice delle minchiate assurde. E quindi niente, sono qui per dire la verità sul Giappone. Basta dire che è un paese perfetto, tutte queste stronzate qua. Non è assolutamente perfetto. Anzi, direi che è proprio il contrario di perfetto. Vi racconto questa cosa davvero estremamente triste sul Giappone. Parentesi, io non sono d'accordo ovviamente con questo che vi starò per dire, ma lo dico solo, cioè, a scopo informativo. Ovviamente non sono d'accordo. Se un giorno vi capiterà mai di camminare per le strade di Tokyo, per esempio, comunque giapponesi, in qualsiasi città, non vedrete mai le persone disabili, non le vedrete mai, tantomeno non vedrete mai senza tetto. E non perché i disabili e i senza tetto non ci sono, perché ovviamente ce ne sono, come ogni paese. Semplicemente il Giappone tende a nasconderli. Sì, perché vuole far apparire il Giappone come un paese perfetto, no? Appunto, senza nessun difetto, come la maggior parte delle persone pensa che sia il Giappone. Perciò queste persone, che il Giappone ritiene inappropriate per l'immagine del paese, le nasconde. Cioè, le nasconde, non è che le nasconde in cantina. Semplicemente, per esempio, le persone disabili, diciamo, non possono frequentare le scuole pubbliche, quelle che, scuola che frequentano tutti quanti, ma hanno delle scuole solo per loro. E molti di loro abitano anche in queste strutture, diciamo, apposite per le persone disabili. Ed è molto triste questa cosa. È una cosa veramente che detesto del Giappone. Ci sono molte cose che mi piacciono del Giappone, in realtà. Questa però è quella proprio che non penso sia plausibile. Nascondere un essere umano come se fosse un rifiuto, no? Come se fosse un qualcosa di troppo, solo per far apparire perfetto, che poi alla fine non è che appare perfetto in Giappone comunque. Non è giusto. Mi fa veramente arrabbiare questa cosa. Allora, un altro lato tristissimo del Giappone è che categorizzano le persone in base alle scuole che frequentano. Sì, perché in Giappone ci sono le scuole che il governo, comunque la società, considera le scuole per intelligenti e le scuole low level, diciamo, quindi quelle che considerano per stupidi. Sbagliatissimo, ovviamente. E la cosa più brutta è che in base alla scuola che frequenti, la tua uniforme cambia. Faccio un esempio per le ragazze. Le ragazze che frequentano una scuola
per persone intelligenti, hanno la gonna lunga che arriva per esempio fino a qua, tipo comunque sotto il ginocchio. Mentre le ragazze che frequentano le scuole per stupidi, hanno l'uniforme che comprende la gonna corta, quindi che arriva tipo prima del ginocchio comunque. E così categorizzano le persone e le etichettano. Così per strada ogni volta quando vedete una, cioè quando vedono una ragazza con la gonna lunga, dicono: ah bene, quella è una scuola per persone intelligenti. Mentre quando vedono una ragazza che porta la gonna molto corta, l'uniforme molto, molto corta, in quel caso dicono: quella, guarda, quella va in una scuola per stupidi. Il che è sbagliatissimo. È una cosa che mi fa estremamente arrabbiare. Cioè, sin da quando sono molto giovani, i giapponesi sono sempre controllati dal governo, etichettati, giudicati. Ovviamente però il Giappone, oltre ai suoi lati negativi, anche quelli positivi, come ogni paese. Conclusione. Il Giappone è un bellissimo paese, però sotto certi aspetti la mentalità delle persone deve cambiare. E al più presto possibile, sinceramente. Ecco, la cosa grave secondo me di questi video è che chi ne parla è proprio una ragazza che è metà giapponese, e questo in qualche modo influisce sulla valutazione probabilmente di chi vedrà questi suoi video. Io sono italo giapponese, le so le cose. Non è detto che una persona italiana ne sappia di più dell'Italia di uno straniero che magari ha vissuto in Italia per 15 anni, cioè capite, vi faccio un esempio anche molto stupido. Io quando ero in Italia, che sono tornato a vivere, ci ho vissuto 6-7 mesi nel 2019, e per quanto io ho vissuto la maggior parte della vita in Giappone, quasi, avevo fatto un video in cui mostravo delle ragazze italiane a un mio amico giapponese, e era comparsa una certa Giulia De Lellis, che io non conoscevo, mentre la mia amica Ericottero, per esempio, sicuramente sapeva chi era Giulia De Lellis. Piccoli esempi, Al contrario, magari ci sono delle cose che io so del Giappone, un po' perché ho studiato e un po' perché vivo in Giappone da tantissimi anni, che io conosco molto bene e magari altre persone no. Non facciamoci condizionare troppo dalle etichette delle persone quando dobbiamo esprimere determinati giudizi. Comunque, chiuso questo discorso, entrando nella questione, proprio nel dettaglio, io quello posso dire è che mi è veramente dispiaciuto leggere questi messaggi e leggere appunto di persone che hanno finito per credere a queste cose, perché purtroppo, cioè, quello che dice questa ragazza, io non ho, ripeto, non ho assolutamente nulla contro di lei, anzi le auguro di fare molto successo su TikTok e sulle altre piattaforme, insomma, come modella, sono sicuro che avrà un brillante futuro davanti a sé in quell'ambito. Ecco, come divulgatrice di cultura, magari sarebbe il caso che si documentasse un attimino di più, perché io non so se questa ragazza ha vissuto in Giappone. Mi dicono che ha vissuto per 2 anni in Giappone, però io non so se ha vissuto magari da quando aveva 1 fino ai 3 anni in Giappone, però evidentemente c'ha delle grosse lacune per quanto riguarda la cultura e la società giapponese. Io ho visto solo 4 video suoi su TikTok, ma c'erano una serie di disinformazioni che erano molto gravi, e è veramente grave che la gente abbia finito per crederci. Io in questo video vi racconterò quello che penso io, ma oltre a me darò la parola anche a una TikToker come lei, che si chiama Miyako, che anche lei parla di Giappone. È una ragazza che ha vissuto fino a 18 anni in Giappone, quindi il Giappone lo conosce molto bene, e adesso vive in Italia. Lei dice quanto le dispiace, perché non ci rendiamo conto che il portare avanti determinati stereotipi, il rafforzarlo, il crearli, veramente ci divide proprio come popoli, ci divide come... che poi già non mi piace neanche il termine popoli, perché in realtà noi siamo un unico popolo, siamo tutti esseri umani, e queste differenze veramente non fanno altro che dividerci, e è una cosa triste. E soprattutto lei parlava anche di TikTok, questa Miyako, e diceva che su TikTok vanno molto i video in cui si cerca di portare all'estremo alcuni lati del Giappone, sia positivo che in negativo. Questo devo dire mi rattrista, ma non mi sorprende, perché fin dall'alba dei tempi il sensazionalizzare una notizia è ciò che fa sì che una notizia vada virale. Lo conoscono bene i vari Novella 2000, eccetera. E il fatto che comunque vengano create queste narrative per cui il Giappone viene
proiettato, cioè, perché questa è proprio una proiezione di un Giappone che di fatto non esiste, fa sì che poi la gente, quando conosce una persona giapponese, parte con dei preconcetti, pregiudizi, e il Giappone è una società dove deve essere tutto perfetto, perfettino, tutto deve essere impacchettato, deve essere mostrato come più bello di quello che è, perché lei parlava molto di questo fatto che a livello proprio sociale il Giappone cerca di nascondere le persone disabili. Comunque, se andiamo un po' a vedere la storia del Giappone, in passato i bambini disabili venivano abbandonati o addirittura uccisi. Possiamo vedere anche un testo leggendario, che è quello del Kojiki, dove delle figure mitologiche estremamente importanti, vabbè, adesso quando vi faccio tutto il discorso legato alla mitologia, però hanno abbandonato comunque il loro figlio perché era nato senza arti. Poi è riuscito comunque in qualche modo a sopravvivere e verrà venerato come il dio del mare. Però parliamo di un libro dell'VIII secolo d.C. Dobbiamo mettere delle fonti, dobbiamo comunque collocarle in un certo tempo, non è che possiamo parlare così a cazzo. Lo so che su TikTok fare dei video così è molto facile, e se si esagera a fornire alcuni aspetti del Giappone ovviamente si va più virali. Anch'io, se adesso facessi le 10 cose mitiche del Giappone, me ne invento 10 di sana pianta, probabilmente quel video andrà virale, perché purtroppo è così. Le notizie false hanno una percentuale maggiore di diffondersi più facilmente, soprattutto quando date delle informazioni che magari possono destare una certa curiosità o un certo stupore. Sicuramente questa, vabbè, è una teoria che è stata fatta e scritta, elaborata e studiata, però adesso non entriamo nel dettaglio perché vorrei rimanere in topic. In ogni caso, tornando alla storia, anche nel periodo Tokugawa i disabili potevano venire rinchiusi, e nel periodo Meiji, poi con l'arrivo degli americani appunto, spesso venivano lasciati in templi o in santuari. La situazione attuale però è ben diversa. Nel 1960 sono iniziati a nascere dei movimenti per i diritti dei disabili, che da subito si battono per eliminare abusi come la sterilizzazione disabili e richiedono appunto maggiori cure negli istituti. C'è da dire che questa era una legge terribile, devo dire, che c'era in Giappone, che appunto sterilizzavano le persone disabili. Per fortuna ci si è resi conto che era una cosa veramente disumana e sono stati concessi dei risarcimenti, anche se però non tutti l'hanno ricevuti e ci sono molte trattative ancora in atto. Nel 2016 il Giappone scrive il suo rapporto in merito alla Convenzione per i diritti dei disabili dell'ONU. Quindi capite che se è un paese in cui dei disabili non gliene frega niente e cerca di nasconderli per mantenere un paese perfetto, l'ultima cosa che un paese del genere andrebbe a fare sarebbe mostrare questi documenti all'ONU. Quindi il discorso che lei ha fatto sul cercare di nasconderla a livello nazionale non ha alcun senso. Tanto più io lo posso capire a livello familiare. Ci sono purtroppo delle famiglie, passatemi il termine, secondo me, che hanno dei valori veramente discutibili, che si vergognano di avere un figlio con alcune disabilità. Lo so che è una cosa bruttissima anche solo da dire, però ragazzi, si tratta della singola famiglia, non di un paese, di una nazione come il Giappone che cerca di nascondere queste cose. Capite come la situazione è ben diversa, e come l'ha raccontato questa ragazza in questo video TikTok è, secondo me, scandaloso. Tra l'altro, poi, per citare anche qualche autore, potrei citarvi anche Oe Kenzaburo, che è nato nel 1935 e ha scritto opere come Una famiglia, che sono una raccolta di articoli sul suo caso di padre di un figlio disabile, e anche in un'esperienza personale, dove il protagonista è Tori, appunto uccello, che è indeciso se operare o meno il proprio figlio, perché appunto ha una malformazione alla testa e, non operandolo, morirebbe; operandolo, rimarrebbe disabile. Alla fine sceglie comunque di operarlo. Poi c'è un altro libro che ha scritto che si chiama Il mostro del cielo, dove qua invece il padre uccide il figlio disabile, un autore di una tale importanza te la dice lunga su quanto i giapponesi cercano di nascondere le persone disabili, perché lui se lo portava in giro ovunque, se l'è portato anche quando ha ricevuto il Nobel il suo figlio, e tra l'altro è diventato un compositore. Quindi anche il fatto che i disabili non hanno nessun futuro in Giappone e devono fare solo lavori umili, non so se l'ho detto nel video o se l'ho sentito dire da qualche youtuber, però non è assolutamente così. Il cugino da casa
mio amico giapponese è disabile e va sulla sedia a rotelle e frequenta una scuola pubblica. Lui vive in Hokkaido, quindi purtroppo la sua scuola non è munita degli ascensori, però hanno messo tutte le classi che lui ha fatto sempre al primo piano. Quindi c'è il tentativo di mobilitarsi per aiutare queste persone che hanno bisogno di qualche attenzione in più. E il fatto che venga fatta questa narrativa a me spiace, anche perché vi faccio anche un altro esempio: queste specie sembrano delle strisce della Lego e le persone non vedenti capiscono in che posizione si trovano e quando arrivano davanti al semaforo, anche il semaforo quando lo premono fa dei suoni particolari che così le persone non vedenti possono capire quando attraversare la strada. E ve ne dirò di più, anche se voi andate in stazione, per esempio, sentirete magari dei rumori come degli uccelli, come un cinguettio di uccelli. E quello per tanti giapponesi nemmeno lo sanno, che in realtà sono dei segnali che vengono dati e percepiti soltanto dalle persone non vedenti, perché appunto viene spiegato che quello ha un significato proprio per fargli capire quando arriva il treno, eccetera. Quindi io magari mi immagino questa TikToker che è andata in Giappone, adesso non lo so, dico, però, o comunque uno straniero che viene in Giappone non capisce che cos'è quel cinguettio e quindi non se ne rende nemmeno conto che ci sono magari dei tentativi di aiutare delle persone che magari non riescono a vedere. Anche se voi, tipo per esempio, prendete l'ascensore, ci hanno anche dei piccoli codici con cui praticamente col tatto le persone non vedenti possono capire a che piano andare attraverso appunto il tatto. E anche per esempio gli ascensori hanno inoltre i pulsanti per le persone su una sedia a rotelle, che sono posti un po' più in basso rispetto a quelle per le persone che possono camminare. E tra l'altro, se queste persone premono questo tasto, le porte si aprono e chiudono più lentamente. Quindi vedete, c'è un tentativo di integrarli. È vero che ancora ci sono dei grossi passi da fare, ma come tanti altri paesi. Ciao ragazzi, mi chiamo Miyako, sono italo-giapponese. Sono cresciuta in Giappone fino all'età di 18 anni, quindi ho fatto le superiori, fino alle superiori in Giappone. Mia madrelingua è giapponese, quindi scusate se parlo un po' male italiano, ok? Volevo parlarvi di questo video che è andato virale su TikTok, non solo quel video in realtà. Praticamente un mio amico mi manda questo video di una ragazza italo-giapponese che parla delle persone disabili in Giappone. Anche perché anch'io faccio video su TikTok sul Giappone giapponese, quindi mi ha chiesto cosa ne penso. In quel video si parlava che in Giappone le persone con disabilità oppure i senza tetto vengono nascosti dalla società per far sembrare sì che il Giappone sia un paese perfetto. Questo video ha avuto un sacco di visualizzazione, ha avuto anche un sacco di like, anche un sacco di consenso. Ho visto i commenti che erano scandalizzati, ovviamente, perché nascondere le persone con disabilità, insomma, mondo di oggi è, insomma, una cosa incredibile, insomma, se si stesse veramente. Però è andato virale, insomma, quindi ci sono tantissima gente, tantissime persone che credono che questa cosa sia vero, che in realtà non lo è. La vera situazione in Giappone è che non vengono ovviamente nascosti le persone disabili, anche perché se tu vai, per esempio, a Tokyo, dove sono cresciuta io, in città ci sono un sacco di cose che servono per aiutare le persone con la disabilità, per esempio il suono di semaforo, che non so se avete presente, la linea gialla che ci sono per le persone non vedenti. Ultimamente a Tokyo hanno aperto anche Starbucks dove lavorano i sordomuti, quindi a me sembra che il Giappone stia cercando di integrare il più possibile le persone con disabilità. E in quel video è stato anche detto che bambini con la disabilità non possono frequentare la scuola con gli altri bambini. Anche questo non è assolutamente vero. È vero che ci sono delle scuole fatte apposta per le persone che hanno delle esigenze, Tokubetsu Sengakko, dove vengono dati maggiormente dei supporti a questi bambini. Quindi
non sono obbligati a entrare, ma possono scegliere se frequentare questa scuola di supporto oppure scuola con gli altri bambini, quindi non sono comunque obbligati a frequentare. Anche gli altri video che fa lei, purtroppo alcuni sono molto molto stereotipati e a me dispiace, perché lei, essendo italo-giapponese, e la gente che guarda quegli video sanno che lei è italo-giapponese, ha più credibilità, insomma, di un italiano che parla del Giappone, anche se lei magari non ha mai vissuto in Giappone o ha vissuto in Giappone pochissimo tempo, non lo so. Gente crede a quello che dice lei. Allora, io in Giappone personalmente ho visto qualche volta le persone disabili, come ogni tanto anche qui in Italia le trovo in giro, quindi secondo me non è vero che le persone disabili non si vedono mai in Giappone perché i giapponesi vogliono nascondere queste persone. Io qualche volta, cioè, per esempio, un ragazzo disabile che prendeva ogni giorno il pullman per andare a scuola, lo vedevo ogni giorno, stesso orario, quindi cioè, non è vero che non si vede mai. E poi, secondo me, il modo di pensare o comunque il sistema che è diverso dall'Italia. Infatti questo, non sono sicura se è meglio per bambini disabili, frequentano comunque lo stesso a una scuola normale, diciamo, oppure per i bambini è meglio frequentare a una scuola apposta dove ci sono solo i bambini disabili. E in Giappone hanno scelto il secondo, cioè hanno creato le scuole apposta per i bambini disabili, no? Ma questo io non considererei, perché i giapponesi vogliono nascondere le persone disabili, anzi per i bambini che hanno problema hanno fatto questa scuola. I genitori parlano con gli insegnanti della scuola normale e decidono insieme se fanno frequentare a scuola normale, oppure i genitori che scelgono di non andare a scuola normale oppure vanno a scuola quella per disabili. Quindi non è che escludono subito che tu non puoi frequentare questa scuola normale, ma i genitori e gli insegnanti parlano prima. Oppure i bambini che hanno problemi, diciamo, abbastanza gravi, che sicuramente non riescono a seguire, per esempio, lezioni di ginnastica con gli altri bambini, e allora i genitori che scelgono lì, cioè, ovviamente vanno a scuola dove ci sono gli altri bambini disabili, così anche i genitori sono più tranquilli, no? Perché le insegnanti sono molto professionisti, la scuola è strutturata apposta per i bambini che hanno bisogno, quindi cioè, proprio anche i genitori sono più tranquilli se lasciano andare al figlio che ha problema a scuola per i bambini disabili. Io disabili in carrozzina ne ho visti tantissimi, ipovedenti, non vedenti, sordi, ne ho visti proprio tanti, come ho visto tanti homeless. Io non capisco queste affermazioni. Io mi ricordo che davo lezioni di italiano a una signora non vedente che veniva fino alla scuola coi mezzi da sola, prendeva gli appunti in braille e i testi se li faceva scrivere in braille da un amico che vedeva e sapeva usare il braille. Sono stata in contatto con la comunità dei non udenti. Girano, fanno, si muovono, hanno lavori, quasi tutti i centri governativi, eccetera, o gli uffici, ma adesso anche molti palazzi, eccetera, sui corrimano anche spesso. Tu come metti la mano, ci stanno delle scritte in braille, anche i semafori che hanno il suono, no? Per chi li non vede, che sa quando può attraversare. Per quanto riguarda la lunghezza delle gonne delle ragazze, allora io quello che posso dire è che non sono assolutamente collegate, cioè nel senso, perché lei, questa ragazza, dice nel suo video TikTok che le ragazze con le gonne corte, le studentesse che hanno un uniforme con le gonne corte, vengono additate come sceme, mentre quelle che ce l'hanno lunghe stanno facendo una buona scuola, quindi sono delle ragazze intelligenti. Quando vedono una ragazza che porta la gonna molto corta, dicono: guarda, quella va in una scuola per stupidi. Come vi dirà anche Miyako, la questione non è assolutamente correlata. Secondo me sta più alla singola ragazza. Ci sono delle ragazze che
perché vogliono avere la gonna più corta e quindi se la accorciano sostanzialmente. Nelle scuole più strict probabilmente magari il preside o qualche professore se ne accorge e ve lo fa notare di più, però anche lì non è detto, perché non è detto che se fate una buona scuola vi dicano di presentarvi con la gonna più lunga o meno, quindi è un po' assurdo. Quello che posso dirvi però, una piccola curiosità interessante, è che ci sono delle ragazze, ecco queste ragazze stupide direi, che scelgono la scuola in base anche a quanto è kawaii l'uniforme, e in tutte le brochure delle scuole mettono veramente in risalto l'uniforme, se è un uniforme particolarmente carina e magari quella scuola non è una scuola che magari è particolarmente prestigiosa e quindi magari punta su delle uniformi scolastiche carine. Però io vi dico che è una cosa assolutamente non vera, anche quando l'ho chiesta a caso a altri giapponesi tutti mi hanno detto che non l'hanno mai sentita, quindi è una cosa falsa questa, non si è mai sentita. In un video viene parlato dell'uniforme della scuola in Giappone e mi ha fatto ridere ma anche piangere in quel video, perché lei diceva che l'uniforme della scuola per le ragazze hanno gonna, no? In realtà in alcune scuole adesso possono scegliere se mettere gonna o pantaloni, però di solito mettono la gonna. E lei diceva che in base all'intelligenza della scuola cambiava la lunghezza della gonna, che nemmeno questo è assolutamente vero. È vero che ci sono vari livelli di scuola, bisogna fare esame di ammissione per entrare alle superiori normalmente, di solito. Quindi ci sono le scuole con alto livello, basso livello, magari per chi non è portato a fare lo studio va al basso livello, ma lei diceva che se tu hai la gonna corta dell'uniforme vieni additata dicendo "bah, guarda te, lei è stupida" o una cosa di genere. Nemmeno questa è vera. Non c'entra niente l'intelligenza, perché ci sono anche le scuole che hanno gonna corta che magari sono livello alto o viceversa, quindi non vuol dire niente. Anch'io in uno dei video mio ho detto che i giapponesi classificano gli studenti in seconda della divisa che indossano. Per esempio, ah, quella divisa è della scuola intelligente, invece quel ragazzo e quella divisa è della scuola meno intelligente. Questo è vero, perché siccome abbiamo questa divisa e per forza se vai in giro con questa divisa tu rappresenti che sei, cioè tu dici agli altri che sei lo studente di questa scuola, no? Però comunque chi ha la gonna lunga è intelligente, invece la corta non è intelligente, questo direi di no. Dipende dalla città, e per esempio forse nelle città grandi come Tokyo, Kyoto, Osaka a volte ho sentito che, cioè per esempio una mia amica giapponese è andata, cioè si è diplomata a una scuola superiore abbastanza intelligente, però questa scuola non aveva la divisa e quindi gli studenti potevano farsi la tinta bionda, oppure comunque i ragazzini ancora giovani che volevano indossare la divisa, allora compravano la divisa come cosplay e compravano la gonna cortissima. Quindi anche gli studenti intelligenti, però se la scuola ti lascia a fare come vestirti, come fare tinta, accessori, trucco, allora a volte i ragazzi che sembrano ghiale, però in realtà sono molto intelligenti, potrebbe essere. Poi io veramente confermo che non vuol dire chi ha la gonna lunga vuol dire intelligente, chi ha gonna corta non è intelligente, perché anche le ragazze che ho visto non tagliava mai la lunghezza della gonna, ma non erano intelligenti per niente, quindi non è vero questa cosa. Allora, conclusioni finali. Io quello che posso dire è che secondo me questa tipologia di video è veramente dannosa, perché appunto purtroppo porta a fare disinformazione. Io non ho, ripeto, come ho detto più volte in questo video, anzi non attaccate questa ragazza, perché probabilmente, spero che non ci abbia pensato. Io appena ho visto i video pensavo stesse trollando, non ho neanche pensato che fosse seria, o magari io spero che
stesse trollando, ma quello mi pare di aver capito che non stia trollando. In ogni caso, quello che io auguro tanto successo, però le auguro veramente di rendersi conto di quanto comunque una piccola cosa detta su un social può avere una ripercussione su altre cose. E a me spiace veramente, come ho detto all'inizio e ho ripetuto in tantissimi video, come il Giappone venga sempre esagerato, o in meglio o in peggio. E io adesso, comunque, affrontando un percorso di antropologia e studi culturali, posso dirvi che questa è proprio una questione strettamente connessa al Giappone. Quante volte avete sentito il Giappone, il paese della contraddizione? E questa è veramente una visione super eurocentristica di questo concetto, perché voi partite dal fatto che l'Italia o l'Europa, il mondo occidentale, sia il modello da seguire. Quindi, se voi siete iperitecnologici o se siete ipertradizionalisti rispetto all'Occidente, voi siete sempre in una posizione diversa, e in questa posizione binaria tra Occidente e Oriente, passatemi questi termini che sono superati, però è per spiegarvi, il Giappone sarà sempre sbagliato dal punto di vista dell'Occidente. Non è il paese delle tradizioni, il Giappone è soltanto un paese che magari su certi aspetti della società, della vita, ha costruito un modello di vita differente dal nostro, però non vuol dire che sia l'opposto, anzi, e non vuol dire neanche che ne esistano due di modelli. E quindi questo discorso non ha assolutamente valenza. Si tratta appunto di orientalismo e tecno-orientalismo, sono i termini che vengono dati anche per definire questo Giappone. Cioè, quante volte avete sentito il Giappone che oh no, i giapponesi non fanno mai sesso, oppure oh, i giapponesi sono tutti pervertiti, prendono le mutande delle bambine. Cioè, capite, vengono sempre messi in contrapposizione tanti aspetti sempre esagerati. Quindi è veramente triste che si portano avanti questi discorsi e questi pregiudizi, e io, da quando ho aperto questo canale, ho sempre cercato di abbattere questi pregiudizi e spero di poterlo fare. Io vi dico, mi sono reso conto che farlo su YouTube è veramente difficile, però io sto studiando, infatti adesso continuerò anche un percorso di magistrale, farò antropologia, e poi in futuro mi piacerebbe appunto approfondire queste tematiche, magari anche con un dottorato, lavoro permettendo, perché purtroppo non posso permettermi di smettere di lavorare, e cercare appunto di fare ricerche e cercare di arrivare a un progresso proprio per superare questi discorsi, perché a me veramente fa male. Io mi ricordo quando avevo fatto il video su Striscia la Notizia, so che è un discorso un po' separato, però sempre di stereotipi si parla, e di eritaggio proprio di alcune concezioni eurocentristiche che arrivano proprio dal colonialismo. Però è veramente difficile da spiegare in un video YouTube. Io comunque, anche se non lo sto facendo più tanto su YouTube, adesso mi occupo per lo più di crime, io non ho mai smesso di portare avanti questi temi, perché ne riconosco l'importanza e ne riconosco anche la voglia proprio di voler migliorare le cose. E io veramente voglio ringraziare ragazze come Miyako, che appunto sono la prova di quanto siamo tutti uguali, e di quanto, secondo me, vedere persone come lei. C'è anche un altro TikToker che mi ha fatto vedere, una mia compagna di corso, che si chiama Ken, se non sbaglio, che è un giapponese che vive a Roma, e anche lui è un altro ragazzo che abbatte tantissimo gli stereotipi, appunto perché è un giapponese super fisicato, che poi ci sono tantissimi giapponesi fisicati anche in Giappone, però sapete, nell'immaginario spesso i giapponesi sono tutti magrolini, eccetera, che poi non è assolutamente così, però è bello perché fa proprio abbatte gli stereotipi, anche i giapponesi timidi timidi, cioè tutti stereotipi che sono superati e che non corrispondono alla realtà. Quindi veramente io spero che ci siano più persone, definiamole ibride, un po' come me, un po' come magari Claudia, un po' come Miyako, un po' come questo Ken, che possano portare avanti un dialogo e un discorso per far sì che le cose un po' alla volta migliorino e riusciamo a essere più integrati in questo mondo. Vi chiederei di lasciare un mi piace e spero davvero che tutti insieme riusciremo a migliorare un po' le cose. Un grazie davvero per aver scelto di vedere questo video. Io spero che questa ragazza non lo veda assolutamente come un attacco personale, perché io veramente mi sono solo voluto battere contro questa disinformazione dovuta magari a una piccola ingenuità, magari nella realizzazione di questo video. Ma ripeto, io auguro veramente il meglio a questa ragazza, e
insomma, sono sicuro che comunque tra la sua immagine e il modo che ha comunque di fare video, eccetera, se usasse questo suo potere mediatico per fare divulgazione e diffondere notizie magari di una certa valenza, potrebbe invece cambiare proprio il rapporto che lei ha con i social e portare anche un beneficio anche per tutti i giapponesi che magari cercano di integrarsi magari in Italia o per tutti gli italiani che si vogliono integrare in Giappone o che vogliono affrontare un percorso di vita in Giappone. E questo veramente glielo auguro. Io spero davvero che non abbia vissuto questo video come un attacco perché non voleva esserlo e spero di aver dimostrato che non lo è. Semplicemente volevamo. Io e Miyako volevamo solamente dire questa cosa perché ci sono purtroppo tante persone che, avendo visto quei video, si sono fatti un'idea sbagliata sul Giappone e non lo trovo giusto, ecco, nei confronti di un paese che da anni ci sono persone che si stanno veramente battendo per garantire diritti e quindi è per quello, ecco. Prima di finire questo video vorrei dirvi che ho scelto di aprirmi un TikTok perché appunto mi sono accorto che tra questa ragazza, anche Oaru, comunque TikTok si sta veramente sviluppando sempre di più e vedo che c'è proprio un dialogo e ho bisogno proprio di aggiornarmi e essere al passo appunto con quello che succede anche in altri ambiti, anche al di fuori di YouTube. Quindi ho deciso che inizierò a pubblicare video su TikTok, quindi spero davvero che possiate seguirmi anche lì. Vi metterò nel primo commento, forse domani perché non credo di averlo già aperto oggi, il link del mio account qui sotto. E Miyako, beh, sarebbe bello vederti su YouTube, quindi se dovessi aprire un canale faccelo sapere che sono sicuro che molte persone che vedranno questo video sarebbero interessati. Un saluto, ciao.